cui rimpalla il tiro. Poi Meschi che si fa avanti sulla linea di fondo, cross, Shengeli a palo, irrompe Kisanisvili ed è gol. Dopo soltanto 4 minuti di gioco è in vantaggio la Dinamo Tbilisi. Rivediamo questa rete che ha sbloccato il risultato. Dopo nemmeno 4 minuti di gioco, al terzo minuto e 50 secondi, è venuto il gol di Kisanisvili, spintosi in avanti in maniera molto opportuna. Ecco, vediamo Castellini che ordina a Vinazzani, a Celestini qual è la posizione migliore da prendere. Il tiro rimpallato, poi è Meschi che si impossessa del pallone, salta Vinazzani, si spinge sul fondo, crossa. Schengelia precede Ferrario, la sua deviazione va sul palo, irrompe Kishanishvili, lancia in avanti per Criscimanni, si libera di Daraselia, poi lancia in avanti a Diaz, spalle alla porta, ecco Diaz, gran tiro ed è gol! Gol dopo 18 minuti di gioco, splendida rete di Ramon Diaz che ha dimostrato una volta di più la rapidità di movimento che lo contraddistingue. Possiamo rivedere questa rete che ha portato il Napoli in parità dopo 18 minuti di gioco. E rivediamo l'azione che parte da Kroll Castellini, Kroll dà a Criscimanni che si libera di due avversari sulla Kvelizia e Daraselia, poi dà in profondità a Diaz, controllo di sinistro rapidissimo dietro fronte, gran tiro. Shengelia, ancora Nkulaze, cross, respinto di testa da Celestini, controlla Civazze, ancora sulla destra per Nkulaze, ancora un traversone, Shengelia ed è rete. Ed è il secondo gol della formazione sovietica. Possiamo rivedere anche questa rete nella quale Shengelia è stato rapidissimo a sfruttare il cross basso proveniente dalla destra, trasformando in gol. Ecco, vediamo l'azione con la discesa del difensore, il suo traversone che è respinto da Celestini lontano dall'area. Tentativo di mettere in fuorigioco gli avversari che evidentemente non riesce al Napoli con Civazze che allarga nuovamente sulla destra. Ancora un cross, questa volta basso, radente, proprio davanti alla porta di Castellini. Schengeli anticipa tutti e vedete con l'interno del piede destro batte Castellini. 2-1. Lo stadio della Dinamo Tbilisi è praticamente gremito, oltre 80.000 gli spettatori in una giornata calda. Si gioca ancora con la luce solare, malgrado l'ora che vedete indicata, le 7:30, ci sono 3 ore di scarto a favore della.